Siamo qui davanti al Tribunale di Torino con un esponente di non una di meno. State manifestando davanti al Tribunale, perché? Stiamo manifestando davanti al Tribunale perché questa mattina è in corso un'udienza per violenza sessuale. Siamo già stati qua nel corso dello sciopero transfemminista dell'8 marzo, anche quel giorno era in corso un'udienza per una denuncia di stupro. Siamo qua per sostenere la sorella che ha fatto questa denuncia e tutte le donne che ogni giorno si confrontano con la difficoltà di poter denunciare una violenza e con la difficoltà di dover attraversare un luogo come questo. Siamo qua per denunciare la violenza del tribunale contro le donne, perché quando una donna denuncia non viene subito creduta. Per mesi, per anni viene indagata sulla sua vita, viene umiliata, viene costretta a riattraversare violentemente un pezzo della sua vita, e il tutto per niente. Per niente, perché quello che poi il tribunale al massimo può fare è quantificare in danni quello che ha subito, e questo non fa sì che le violenze diminuiscano, che i femminicidi non arrivino, e quindi questo sistema giudiziario non fa in nessun modo giustizia contro la violenza sulle donne. Siamo qua per dire che nessuna deve affrontare tutto questo da sola e che vogliamo essere qua ogni volta che una donna si trova a affrontare le aule di questo tribunale, e per denunciare la gravità dell'ingiustizia e della violenza nei confronti delle donne che un posto come questo porta avanti quotidianamente, oggi con questa udienza e ogni giorno. Potete dire che una donna da vittima diventa quasi inquisita nell'ambito di un processo per stupro? Questo assolutamente sì, una donna diventa, l'indagine su un processo per stupro è tutta volta a, ma non solo, su tutte le violenze, a evidenziare o mettere in crisi la credibilità di chi lo denuncia, e non c'è niente su chi invece le violenze le agisce, e questo fin dall'inizio è per tutti i procedimenti, e questo è assurdo. Grazie.